Caro amico, cara amica, stiamo attraversando una delle peggiori fasi della storia del nostro paese. Non so dove questo messaggio ti incontra e soprattutto come ti trova, se triste, preoccupato, abbattuto, sfiduciato. Oppure sereno, fiducioso, speranzoso. Ma certo è che in un momento come questo tutti siamo portati e forse chiamati a fare una riflessione sulla nostra vita, una valutazione sulla nostra condotta, sul nostro futuro. Tutti ci facciamo delle domande, tutti e ci chiediamo che cosa ne sarà di noi. Non so se ti sei mai fermato a riflettere, su dove passerai la vita eterna. La Bibbia dice che noi determiniamo il posto dove passeremo la vita eterna se nella gloria di Dio in paradiso con un nuovo cielo e una nuova terra, o se nella perdizione eterna e all'inferno, lo determiniamo ora, mentre siamo su questa terra. E la Bibbia dice che dopo, quando ci arriveremo, quando saremo davanti al giudizio di Dio e saremo destinati a uno di questi due destini eterni, le cose non potranno più essere cambiate. Abbiamo una sola chance per decidere e determinare dove passeremo la vita eterna ed è qui, su questa terra, durante questa vita. Voglio lasciarvi due versetti della Bibbia che stanno nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 5, versetto 8 e capitolo 6, versetto 23. Dice così la Scrittura. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono gratuito di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. E per decidere, per sapere su dove passeremo la nostra eternità, noi abbiamo un grande problema, il nostro peccato. Il nostro peccato ci ha separato da Dio eternamente e non siamo liberi di scegliere quale sarà il nostro destino eterno, ma Dio ha provveduto per questo una soluzione misericordiosa, meravigliosa, il suo figlio Gesù Cristo, che è venuto sulla terra. Ha pagato lui il prezzo, il salario del peccato è la morte, dice la Scrittura, e questo salario, questo prezzo, questo costo salatissimo l'ha pagato lui per noi, al nostro posto. Ed è per questo che credendo in Gesù Cristo e confessandolo con la nostra bocca come unico Salvatore e Redentore della nostra vita, noi abbiamo accesso gratuitamente alla vita eterna e al paradiso. Ci aspetta una gloria eterna, una felicità eterna. L'unica cosa che dobbiamo fare è ravvederci dai nostri peccati, pentirci, riconoscerci peccatori, come dice la Scrittura, e credere in Gesù Cristo come nostro Salvatore. Abbiamo solo questa opzione qui, durante questa vita, perché la lettera agli Ebrei dice che è stabilito che gli uomini vivano una volta sola, muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Approfittiamo di questa opportunità, inginocchiamoci davanti al Signore, riconosciamoci limitati, peccatori, riconosciamoci in difetto, chiediamo misericordia al Signore. E Gesù Cristo entrerà nel nostro cuore e ci garantirà la vita eterna e la felicità eterna. Amen.